La ripresa c'è, ma non per tutti. Il risultato dell'analisi della CNA di Roma, che ha monitorato 500 imprese. A soffrire di più le microattività, mentre vanno meglio le imprese più strutturate. Ma sentiamo Gemma Giovannelli. La ripresa c'è, documenta l'analisi effettuata su un campione di 500 piccole e medie imprese di Roma e provincia, testimoniata anche dalle richieste di credito per far fronte a nuovi investimenti, investimenti che hanno registrato un incremento del 31,4% nel primo semestre 2015 contro il 21,8% previsto. Importante la questione anagrafica, con performance migliori per le piccole e medie imprese artigiane e non condotte da under 40, e bene anche per quelle a titolarità femminile. Alla domanda che punto sei dalla crisi, il 38,9% degli intervistati ha risposto il peggio è passato, era al 14% nell'ultima indagine. È la prima volta da quando svolgiamo questa indagine che gli indicatori assumono valore positivo. Quindi questo vuol dire che non siamo più soltanto a una percezione di uscita dalla recessione, ma sono segnali di ripresa veri e che cominciano ad assumere consistenza. Non ancora diffusi a tutti i settori, a tutte le tipologie di impresa, però insomma il segno è chiaro e forte. Ripresa sì, ma non per tutti. Nell'analisi si evidenzia infatti una visibile differenza per le microimprese, quelle cioè con non più di 5 dipendenti, che faticano rispetto alle imprese più strutturate. Perché veniamo da una lunga crisi e queste microimprese hanno resistito con grande capacità e tenacia. Ora ci sono dei segni di stanchezza e bisogna trovare le soluzioni, soprattutto nel campo del credito, per far cambiare il modo di fare a questo mondo delle piccole imprese. È vero infatti che riprendono le richieste di credito, ma a caro prezzo per le imprese. Aumentano i tassi, più 9,8%, i tempi, ma soprattutto le garanzie richieste. Critiche inoltre sul tema della difesa del Made in Italy e del contrasto alla contraffazione.